E allora in campo per l'ultima partita di questa mattinata del Lugano Champions Trophy edizione 2018, Basilea e Krasnodar. Gruppo B. Primo pallone per il Krasnodar con Golubkov dentro l'area di rigore, il sinistro, il palo e il gol subito in vantaggio dopo appena pochi secondi, cioè 15, con il numero 9 segna Kuznetsov, 1-0. Non può arrivare sul pallone Aigin. E allora con calma Lisenko cerca di far andare sulla destra Melnikov, che non tiene in campo il pallone. Rimessa laterale in favore del Basilea, che è subito sotto 1-0. Il gol di Kuznetsov al 15° secondo, proprio all'inizio della partita. Palo gol, non ci è arrivato Milo Minder. Adesso Schrenk per Begrer. Golubkov allarga il gioco sulla sinistra, ma non può arrivare Kuzmenko. E allora con calma Niang. Ancora Niang. Recupera palla il Krasnodar. Poi Aguilar. Dietro per Minder. Largo Schrenk. Avanti a cercare Begrer. Fermato con un fallo secondo l'arbitro. Aguilar prova a farsi largo, allontana il Krasnodar, poi Begrer a sinistra, cerca il centro dell'area di rigore, tiene il pallone in gioco, poi allontana molto bene però Alejnikov. Ancora Basilea dentro per Dai. Poi il pallone può essere buono per il tentativo in profondità da parte del numero 18 Kondrashenko. Ma ferma tutto Milo Minder. Poi Niang, Aliu Niang. Ancora Minder. Niang. Golubkov interviene, Golubkov cerca di servire Kuznetsov, non ci riesce. Aguilar. Poi Kuznetsov arriva a togliere palla a Aguilar, ancora il numero 9. Bene Niang. Dain fa andare Adin, Aidin largo a destra. Arriva prima Kuzmenko, ma il pallone è in calcio d'angolo.
l'errore dalla bandierina da parte del Basilea, regala la rimessa al Krasnodar. Ancora Dain, recupero del pallone, l'ultimo tocco è suo. Allora Lisenko. Per Alienikov, verso Kuznetsov, che non controlla, allora Minder. Begrer fa passare, ma sarà rimessa laterale per il Krasnodar. Golubkov in qualche modo verso Kondrashenko, che lotta alla fine Kuznetsov, ma Kondrashenko ha commesso fallo su Liu Niang. Ancora Golubkov prova ad andare lui, fermato da Begrer senza fallo. Aydin in velocità, Aydin, alla fine deve intervenire Lisenko che mette in rimessa laterale. Dalla rimessa laterale a rimettere in gioco c'è Niang, altra rimessa. Ancora Niang. Fa vedere Aydin, pallone centrale per Begrer, non controlla benissimo, poi torna sul pallone Aguilar. Prova il destro, riesce alto sopra la traversa. Aydin fermato in rimessa laterale. Niang. Servito Aydin, ancora Niang. Palla dentro, il tentativo è di Dain. Copre, protegge il pallone, cerca l'imbucata, poi Krasnodar riesce a uscire bene. Minder adesso attacca il Basilea con un altro pallone in profondità. Begrer lo tiene in gioco, Dain può calciare col sinistro tra le braccia di Lisenko. Bella azione del Basilea, bravo Begrer, Moritz Begrer a tenere in campo il pallone. Kuznetsov, Aguilar allontana in qualche modo con la coscia Alenikov. Questa è l'azione precedente. Kuznetsov interviene, prende palla Kondrashenko. Attenzione perché c'è il giocatore del Basilea a terra, si tratta di Begrer. Tifosi del Krasnodar sulle tribune dello stadio comunale di Campione d'Italia per questo Lugano Champions Trophy edizione 2018. È Aguilar che ridà il pallone al Krasnodar con Lisenko. Si va da Kuznetsov, Alienikov, qualche modo per Golubkov che cerca Kuznetsov. Interviene Minder. L'ultimo tocco dovrebbe essere di Melnikov. Infatti la rimessa è per il Basilea. Schrenk dietro per Minder. Niang, Aguilar, buono il controllo in mezzo al campo. Aguilar, tocco in profondità, poi è sbagliato. Allora Lisenko senza problemi.
va a cercare Kuznetsov, la prolunga di testa per Golubkov, troppo lunga, allora Minder senza problemi. Ancora Minder per Schrenk, Begerer, pallone già fuori. Golubkov in profondità per Kuznetsov, facile per Minder, ancora Niang, centralmente Aguilar, deve difendersi dall'attacco di Kuznetsov, lo fa bene, Minder rinvia, poi prova ad andare Aydin, inseguito da Kuzmenko che lascia sfilare e allora Lysenko. Rinvia a cercare Kuznetsov, centralmente prova a metterla, ma il pallone termina in rimessa laterale in favore del Basilea. Minder, Niang, attaccato da Golubkov, gli porta via palla, attenzione il tentativo ancora del Krasnodar, Aguilar ferma tutto, poi Begerer, ancora Begerer, Dain cerca Aydin, ottima la diagonale difensiva da parte di Kuzmenko che cerca anche un pallone dentro, Niang, poi Begerer, rimane giù Niang, colpito. E allora bisogna andare a valutare le condizioni del numero 2 del Basilea. Aliu Niang. Si rialza Niang. Campo B, primo tempo, 1-0 per il Legia Varsavia. Senza problemi il numero 2 Liu Niang. Golubkov prova ad andare via Aguilar, poi gli ruba palla, serve Dain, fermato da Lienikov. Lysenko finisce il primo tempo anche di Basilea Krasnodar, con il Krasnodar avanti 1-0. Kuznetsov al 15° secondo. Primo pallone per il Basilea. Aijin. Serve largo Niang, rimessa laterale. Schrenk. Pallone buono per Redzepi. Dietro per Minder, ora a Liu Niang, Schrenk a sinistra, Aydin perde palla, attenzione c'è Kondrashenko, Kondrashenko, poi la parata di Minder, ancora avanti il Krasnodar con questo tentativo con il destro da parte di Dira Dikarev. La parata ancora di Milo Minder, Kondrashenko si divora il 2-0. Niang, allora resta in partita il Basilea, Niang, buono il dribbling, ancora Niang, perde palla però e allora ricomincia il Krasnodar. Schrenk chiude sul tentativo da parte di Tiltin.
Calcio d'angolo non battuto benissimo dal Krasnodar, che però ora prova dalla distanza con questo destro di Alejnikov che finisce fuori. Schrenk va da Niang. Buono il break del Krasnodar. C'è Tiltin in mezzo al campo. Tentativo del Krasnodar con Schrenk che salva sulla linea. Poi Redzepi. Colpo di testa tentato da Shilova. Alla fine Lysenko. Si prende il pallone tra le mani e lo rinvia a cercare il numero 41 di Karev. Fermato. Con un fallo però da Niang. Tiltin. Anzi, chiedo scusa, il numero 14 Kuzmenko per questo calcio di punizione. Kuzmenko cerca il pallone dentro, il colpo di testa ma è fuori gioco da parte di Dikarev. Annullato il 2-0 di Dikarev. E allora Minder rinvia, non ci arriva Shilova, chiude Alejnikov, Tiltin, pallone buono per Aliu Niang. Shilova lascia passare, Melnikov lascia direttamente a Lysenko. Ora con le mani Lysenko a cercare proprio Dikarev, fermato poi Kuratli, mentre ci sono due bambini a terra. Rialzano Adin e Dikarev. Kuratli va all'indietro da Lysenko a ridare il pallone al Krasnodar. Alejnikov in profondità. Kuznetsov si muove bene alle spalle di Niang. Kuznetsov, una finta, ora lui cerca un pallone dentro, poi dalla distanza la botta sulla traversa da parte di Tiltin. Anzi, ci ha provato Kuzmenko. E traversa di Kuzmenko vicino al raddoppio. Eccola qui la gran botta di Kuzmenko. Minder. Schrenk in qualche modo. Poi Adin. Aydin. Melnikov, rinvio così così di Lysenko. Non ne approfitta Kuratli. Elisa ancora può andare a rinvio. Dunque per Alejnikov. Niang di testa. Deve uscire ancora Lysenko con le mani. Va a cercare pallone largo per Kuzmenko, poi Alejnikov. Di testa ancora con Drashenko, poi si lotta per il possesso, alla fine Aydin molto bene, Aydin mette al centro,
e Kuzmenko allontana, ma è calcio d'angolo per il Basilea. Palla dentro allontanata da Lejnikov. Kuznetsov prova ad arrivare e attacca Schrenk che dà Minder. Poi in qualche modo Kuzmenko, Tiltin, evita il ritorno di Niang. Tiltin con un dribbling, va via bene Tiltin. Alla fine Schrenk ferma tutti. È rimessa laterale in favore del Krasnodar con Kuzmenko. Per Kuznetsov potrebbe calciare, da lì Kuznetsov non riesce a girarsi e poi Probst porta via palla a tutti. Ancora Probst, si gira Kuznetsov, lotta Kuzmenko, calcia due volte, poi col sinistro, male però Kuzmenko, vicino al 2-0 il Krasnodar. Ora Schrenk. Perde palla qui il Basilea. Attenzione, Tiltin, Tiltin. 2-0, arriva al 21esimo minuto. Il 2-0 del Krasnodar con Tiltin. Krasnodar 2, Basilea 0, il bel gol da parte del numero 7, Maxim Tiltin. Niang, dietro per Minder. Niang. Kuznetsov lo ferma, c'è Tiltin lì davanti a sé, lo serve adesso, Tiltin. Un dribbling, Tiltin, non passa il pallone centralmente per Kondrashenko, calcia lui e trova la deviazione di Minder, calcio d'angolo, Kondrashenko va a battere. Pallone dentro verso Kuznetsov, allontana il Basilea, Niang. Niang a cercare molto largo un pallone per Kuratli, non facile, non lo tiene in gioco il numero 8 del Basilea. Mancano ormai pochissimi istanti alla fine di questa mattinata del Lugano Champions Trophy. Probst, Kuratli verso Shilova. Kondrashenko cerca Tiltin, ancora Kondrashenko, poi tentativo di Kuzmenko, fallo subito dal numero 14 del Krasnodar, chiede scusa a Probst, Steven Probst. Ci prova Melnikov con il destro, pallone a lato, non di molto, vicino al 3-0 il Krasnodar con il 24 Melnikov. Ignat Melnikov, Minder, cerca Shilova che protegge un buon pallone. Poi Probst, va direttamente in porta, pallone alto, non di molto, da parte del 14 del Basilea. Lysenko, entrato in campo con il numero 8 Basmanov. Basmanov per la rimessa laterale. Rinvia Basna dove c'è Kuznetsov, anticipato però da Niang. Tiltin vuole andare da solo, Tiltin, ma c'è il fallo di Kuznetsov su Niang.
termina sul campo B, Lega Varsavia 1, Sion 1. Minder per questo calcio di punizione allo scadere ormai. Minder va direttamente in porta, Lisenko, pallone che rimane lì, lo allontana il Krasnodar. Tentativo da parte del Basilea, ma Melnikov è molto bravo ad allontanare. In rimessa laterale in favore del Basilea. Ancora Minder. Frank sbaglia, e allora attenzione, contropiede. Tiltin, anziché passarla, calcia in porta e sbaglia. Finisce qui, vince comunque il Krasnodar 2-0. Si guadagna il primo posto nel gruppo B. Noi ci troviamo tra un'oretta per il pomeriggio di questo Lugano Champions Trophy edizione 2018. A dopo.